Buonasera, Buonasera. siamo qui per presentare l'ultimo film di maggio della Febbre lunedì sera, L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, Esatto. di Hattie MacDonald, con Gene Broadbent e Penelope Wilton. Gene Broadbent è un po', non dico un habitué della Febbre, però insomma l'abbiamo visto tante volte, ricordo Il ritorno del Duca, fu uno dei film più votati 2 anni fa, e spesso questo attore molto dinoccolato, elegante, in commedie, però spesso con affondi drammatici, è un regista, un attore che riesce sempre a arpeggiare su tante corde. Sì. Com'è in questo Harold Fry? Allora, è un classico uomo britannico, devo dire, conserva un suo aplomb, una certa distanza da tutto quello che lo circonda, tant'è vero che lo spunto è quando viene a sapere che un ex collega sta male e avrebbe piacere di ricevere una sua visita. Lui gli scrive un biglietto molto freddo, molto distaccato, in cui le augura il meglio, ma evidentemente è un gesto puramente formale. E solo che al momento di andare per imbucare questo biglietto, esita e allora va avanti cercando un'altra buca delle lettere e anche davanti a quella buca delle lettere esita e allora va avanti cercando un'altra buca delle lettere e vabbè, puoi immaginare cosa può succedere, in questo incredibile viaggio. E la In realtà storia no, ma sono curioso Beh, perché non l'ho ancora visto. diciamo che di buca delle lettere in buca delle lettere la cosa si fa veramente un viaggio. Comunque, quello che importa è la rappresentazione degli equilibri familiari tra il protagonista e la moglie, che lo vede uscire sentendo dire vado a imbucare una lettera e non lo vede tornare, per cui inizia una serie di telefonate per capire che cosa sta succedendo, anche perché la moglie sa, quando ha letto il biglietto, che è arrivato, che c'è qualche cosa sotto che ha suscitato la reazione di suo marito. Per cui è molto interessante vedere quello che succede in questi, due racconti paralleli. Da una parte l'incredibile viaggio di Harold Fry e dall'altra quello che il pubblico può immaginare siano i veri motivi di questo viaggio e che vengono poco alla volta alla luce fino al finale. Una commedia drammatica, possiamo Sì, definirla? ovviamente come tutti i road movie ha dei siparietti anche divertenti, però diciamo che la motivazione è seria e non essendo svelata tiene il pubblico in una certa tensione, che vuole vedere questi bravi attori che incarnano questi personaggi molto british, per cui molto contenuti, molto freddi da un certo punto di vista, ma che come tutti gli esseri umani dentro hanno cose che si agitano e che insomma premono per venire a galla. Hai ottenuto la mia curiosità, quindi Spero anche quella del pubblico. sicuramente, e quindi vi invitiamo lunedì 27 maggio a venire a Notorious o Sesto San Giovanni O Merlata Bloom. per la nostra Febbre lunedì sera, lunedì 27 maggio alle ore 21. Come sempre, vi aspettiamo. Non mancate.